e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madonna dei miracoli di Carnago, prega per noi e per il mondo intero. Aiutaci a accogliere il tuo messaggio. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Tu, Signore Gesù, non ci abbandoni. Tu, Signore Gesù, sei la luce del mondo. Tu, Signore Gesù, hai vinto le tenebre. E vince anche chi si affida a te, si lascia tutto nelle tue mani.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Il tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madonna dei miracoli di Carnago, prega per noi e per il mondo intero. Nulla ti spaventi, solo
Nel terzo mistero della gloria contempliamo la Pentecoste. Lo Spirito Santo discende su Maria e gli Apostoli. Ti supplichiamo, Spirito Santo, per tutti i morti per cui non sono state celebrate le esequie. Accoglili nel tuo regno. Ti supplichiamo, Spirito Santo, per tutte le loro famiglie. Confortale, sono accolti nel tuo regno. Ti supplichiamo, Spirito Santo, per chi sta lottando contro la malattia, contro il coronavirus. Medici, infermieri, donagli la tua forza. Ti supplichiamo, Spirito Santo, per tutte le famiglie che vivono situazioni di fatica, di sofferenza, di depressione, di malattia, per tutte le solitudini, ti supplichiamo, Spirito Santo, dona forza, dona i tuoi sette doni, manda i tuoi sette doni attraverso la Chiesa che prega il tuo Figlio che si offre per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madonna dei miracoli di Carnano, prega per noi e per il mondo intero. Mistero della gloria, contempliamo Maria assunta in cielo. Ti supplichiamo, beata e sempre vergine Maria, perché questo tempo ci apra una vita nuova, questo esodo nuovo, questo tempo di quarantena, questo tempo di deserto, ci faccia approdare a una nuova creazione. Questo cammino ci aiuti ad arrivare con più consapevolezza alla terra della promessa, a rivedere i fratelli e le sorelle, il prossimo, come tu è importato il Signore Gesù, la tua cugina Elisabetta e ha sussultato di gioia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madonna dei miracoli di Carnago, prega per noi e per il mondo intero. Regina del cielo, regina degli angeli e regina dei santi. Il re dell'universo, tuo figlio, ti ha coronata di gloria e ti ha coronata di onore. Ti supplichiamo e ti affidiamo le persone che portiamo nel cuore, le persone che hanno chiesto una preghiera, chi non è capace di pregare, chi non vuole pregare, chi non sa pregare, che il tuo manto la protegga, perché la tua regalità viene dall'essere stata sotto la croce fino all'ultimo istante dell'offerta di vita del tuo figlio Gesù. Dona speranza ai cuori trafitti, o Madre Santa, porta al tuo figlio tutte le nostre invocazioni e le nostre suppliche.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madonna dei miracoli di Carnago, prega per noi e per il mondo intero. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi. Nulla di turbi, nulla di spaventi.
Secondo le intenzioni del Papa per l'acquisto delle sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Supplichevoli ti preghiamo, tu che sei principe della milizia celeste, con la forza divina rinchiudi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che girano il mondo per portare le anime alla dannazione. Amen. Madonna dei miracoli di Carnago, Vergine vigilante, posa lo sguardo su chi fiducioso ti invoca. Vergine orante, supplica l'Eterno Padre per noi peccatori. Vergine Madre, mostraci fin d'ora il tuo Figlio Gesù. Vergine spirituale, rendici docili all'azione dello Spirito Santo. Vergine operosa, ottieni alla Chiesa, a noi e al mondo, prosperità e pace. Madonna di Carnago, prega per noi.
ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Gran Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Gran Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Gran Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nulla e nella tua santa presenza. Ti adoriamo nel sacramento del tuo amore, l'Eucarestia. Desideriamo riceverti nella povera dimora che ti offre il nostro cuore, in attesa della felicità della comunione sacramentale. Vogliamo possederti in spirito. Vieni a noi, o Gesù, che noi veniamo da te. Possa il tuo amore infiammare tutto il nostro essere per la vita e per la morte. Crediamo in te. Speriamo in te. Ti amiamo. Thank you.
Lodiamo e ti rendiamo grazie, Signore Gesù, per il tuo amore che vieni a spezzare con ciascuno di noi ancora questa sera, ancora in questa settimana, ancora in questa gioia del tempo della Pasqua, tempo della comunità cristiana primitiva, tempo della comunità delle origini, tempo rinnovato di attesa del dono dello Spirito Santo, tempo di attesa della Pentecoste per noi oggi, in questi giorni così particolari che vogliamo cogliere come opportunità di grazia. Grazie Signore Gesù, perché ancora ci fai dono della tua parola, di quella forza paranetica di Pietro, della sua testimonianza dentro nel racconto degli Atti degli Apostoli. In quei giorni il comandante e gli inservienti condussero gli apostoli e li presentarono nel Sinedrio. Il sommo sacerdote li interrogò dicendo: non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo. Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono. All'udire queste cose, essi si infuriarono e volevano metterli a morte.
Dalle parole di Papa Francesco. Bisogna obbedire a Dio. Noi siamo obbedienti a Dio e voi siete colpevoli di questo. Pietro accusa con un coraggio, con una franchezza che uno si domanda: ma questo è il Pietro che ha rinnegato Gesù? Quel Pietro che aveva tanta paura, quel Pietro che era pure un codardo. Come mai è arrivato qui? Finisce dicendo: e di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo che è con noi, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono. Qual è stata la strada di questo Pietro per arrivare a questo punto, a questo coraggio, a questa franchezza a esporsi? Perché lui poteva arrivare a dei compromessi e dire ai sacerdoti: ma state tranquilli, noi andremo, parleremo un po' con un tono più basso, non vi accuseremo mai in pubblico, ma voi lasciateci in pace, e arrivare a dei compromessi.
I compromessi possono essere buoni e possono essere cattivi. Loro non potevano uscire attraverso il compromesso. Pietro ha detto: niente compromesso, voi siete colpevoli. Come Pietro è arrivato a questo punto? Era un uomo entusiasta, un uomo che amava con forza, anche un uomo timoroso, un uomo aperto a Dio al punto che Dio gli rivela che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, ma subito dopo si lascia cadere nella tentazione di dire a Gesù: no, Signore, per questa strada no, andiamo per l'altra. La redenzione sì, ma senza la croce. E Gesù gli dice: Satana. Un Pietro che passava dalla tentazione alla grazia. Un Pietro capace di inginocchiarsi davanti a Gesù e dire: allontanati da me che sono peccatore. E poi un Pietro che cerca di cavarsela senza farsi vedere e per non finire in carcere rinnega Gesù. Che
supplichiamo, Signore Gesù. E darci la grazia di riconoscere anche in noi i passi della fede che abbiamo in noi, nella nostra vita, nel nostro egoismo, nelle nostre violenze, nelle nostre chiusure, nelle nostre distanze da Te, tutte le volte che abbiamo rifiutato, anche fosse solo una piccola goccia del Tuo sangue versato per noi. Per tutte le volte, Signore Gesù, Ti supplichiamo che abbiamo obbedito a noi e agli uomini, invece che obbedire a Te e allo Spirito Santo. Pietro è instabile perché era molto generoso e anche molto debole. Qual è il segreto, la forza che ha avuto Pietro per arrivare qui? C'è un versetto che ci aiuterà a capire questo. Prima della passione, Gesù disse agli apostoli: Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano. E a Pietro dice: io pregherò per te perché la tua fede non venga meno e possa confermare nella fede i fratelli. Gesù prega cioè per Pietro. E questo che ha fatto Gesù con Pietro lo fa con tutti noi. Gesù prega per noi. Prega davanti al Padre. Noi siamo abituati a pregare Gesù perché ci dia questa grazia, quell'altra, ci aiuti. Ma non siamo però abituati a contemplare Gesù che fa vedere al Padre le piaghe. A Gesù l'intercessore. A Gesù che prega per noi. Pietro è stato capace di fare tutta questa strada da codardo a coraggioso con il dono dello Spirito Santo grazie alla preghiera di Gesù. Ti rendiamo grazie, Signore Gesù, Tu che preghi per noi, per ognuno di noi. Gesù, Tu sei l'intercessore. Tu supplichi per noi il Padre. Tu hai voluto portare con Te le piaghe per farle vedere al Padre. È il prezzo della nostra salvezza. Dobbiamo avere più fiducia, più che nelle nostre preghiere, nella preghiera di Gesù. Signore, prega per me. Tu sei Dio. Tu puoi darci. Tu preghi per me, per noi. Tu sei l'intercessore. Questo è il segreto di Pietro. Io pregherò per te perché la tua fede non venga a me.
Maria Santissima, ti supplichiamo, accogli la nostra ultima preghiera, ci accostiamo fiduciosi a te, perché l'umanità vuole liberarsi da sola, ha bisogno di pace, di giustizia, di verità, di amore, si illude di poter trovare questa realtà lontano dal tuo figlio. O Maria, tu portasti il Salvatore nel tuo seno purissimo, vivesti con lui, ottienici la grazia, te ne supplichiamo, di cercare lui, di imitare i suoi esempi che conducono alla salvezza. Molte famiglie, o Maria, non sono un santuario dove si ama e si serve Dio. Per questo ti preghiamo, affinché tu ci ottenga che ognuna imiti la tua, riconoscendo ogni giorno e amando sopra ogni cosa il tuo Figlio Divino. Ti preghiamo, Maria, per il Papa, per la Chiesa Universale, per l'Italia, per tutti i popoli della Terra, per tutte le istituzioni ecclesiali e civili, per i sofferenti e i peccatori, affinché tutti diventino
divengano discepoli di Dio. Ave, o piena di grazia, il Signore è con te. Noi ti invochiamo ancora. Ave, o Maria, Madre di Gesù, Madre della Chiesa, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani. Tra le difficoltà e nelle frequenti tentazioni siamo in pericolo di perderci. Guardiamo a te e ti ripetiamo: Ave, porta del cielo, Ave, stella del mare. Salga a te la nostra supplica, o Maria. Essa ti dica i nostri desideri, il nostro amore a Gesù, la nostra speranza in te, o Madre nostra. Ridiscenda la nostra preghiera sulla terra con abbondanza di grazie celesti. Signore, sono io. Manda il tuo
Salmo 103, versetto 3. Egli perdona tutte le mie colpe, guarisce ogni mia malattia, mi strappa dalla fossa della morte, mi circonda di bontà e tenerezza, mi colma di beni nel corso degli anni, mi fa giovane come l'aquila in volo. Il Signore agisce con giustizia, vendica i diritti degli oppressi. Ha rivelato i suoi piani a Mosè, le sue opere al popolo di Israele. Il Signore è bontà e misericordia, paziente, costante nell'amore. Non rimane per sempre in lite con noi, non conserva a lungo il suo rancore. Non ci ha trattati secondo i nostri errori, non ci ha ripagati secondo le nostre colpe. Signore Gesù, grazie per la conferma di questa parola. Al termine della nostra supplica, la conferma di questa parola, il perdono per le nostre colpe, la guarigione da ogni nostra malattia, da ogni peccato. Noi siamo circondati di bontà e della tenerezza. Ringiovaniamo perché rinasciamo dall'alto, da spirito e da acqua. Tu sei paziente e costante nell'amore. Non ci ripaghi per le nostre colpe, ma ci benedici per il nostro pentimento. Grazie, Signore Gesù. Salmo 103, versetti 3, 10.
preghiamo. Accendi in cuore, o Dio, il desiderio del cielo e dona una sete ardente di vita eterna a noi che ci siamo radunati a onorare con profonda venerazione il mistero del corpo e del sangue di Cristo Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Diamo lode al Signore, rendiamo grazie a Dio. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.